Questa sera l'Auser fa festa, l'Auser Taranto, si avvicina il Natale e il clima davvero contagia tutti. Io quando sono arrivato qui per realizzare l'intervista ho visto persone anche con età avanzata che hanno uno spirito giovanile veramente da fare invidia ai ventenni e ai trentenni, trenini, balli, sembrava una discoteca. E il merito è soprattutto vostro che organizzate questi eventi e date la gioia di vivere a queste persone. Lina Arpaia, lei è presidente, ci parli di queste iniziative. Sono delle iniziative, diciamo, che fanno parte del programma di attività, perché noi ogni mese stiliamo un programma di attività. Questo mese praticamente è incentrato un po' sulle feste natalizie, ma la cosa particolare è che diciamo, il docente del corso di ballo insieme ai soci discenti, alunni, hanno voluto festeggiare insieme questa serata, cioè stare insieme, quindi la socializzazione. E quindi ci sono persone che siamo andate a casa, cioè persone, anziani, nostri soci, che siamo andate a prenderli per far trascorrere qui stasera con noi un po' del loro tempo, per non annoiarsi. L'obiettivo fondamentale dell'Auser, diciamo, è quello di contrastare la solitudine, quindi noi facciamo tante attività per far stare insieme gli anziani. Ormai è risaputo, e anche la psicologa che ci viene a tenere dei corsi dice sempre che la socializzazione, quindi lo stare insieme, le relazioni positive, diciamo, sono tutte aspetti di un'unica, diciamo, di un unico obiettivo, che è quello di tenere lontano i malanni, perché con la socializzazione magari si allontanano i cattivi pensieri. La psicosomatizzazione, sì, quindi chiaramente, dico per dire, non sono un medico, però ti può salire la pressione, esatto. Il cuore va in sofferenza, si possono avere problemi all'apparato gastrointestinale. Bravo, esatto, sono tutti fenomeni che, diciamo, sono di natura psichica. Materializzazione delle somatizzazioni di disturbi psichici. Disturbi, infatti anche i medici di famiglia, quando vedono un anziano solo, ecco, fanno derivare tutti i malanni dell'anziano alla solitudine. Molte volte non è vero, perché ci sono dei malanni, però ecco, la solitudine li accentua. Infatti molte volte gli anziani ci dicono: quanto è brutta la solitudine, quanto è brutta. Forse voi che siete giovani, che non state soli, non lo capite. Quindi noi cerchiamo di dare delle opportunità e quindi organizziamo, diciamo, questi incontri, che poi stiamo insieme, scusate, stiamo insieme e quindi mangiamo quello che si porta, insomma, ognuno poi porta qualcosa e socializziamo. Questo è il nostro obiettivo, per cui invito gli anziani che sono soli di venire all'Auser, perché all'Auser è, diciamo, un'opportunità, un centro dove si trovano delle persone che con passione si dedicano, e anche a fare volontariato. Chi vuole fare, vuole dedicarsi agli altri, può venire. È più bello donare che ricevere. Esatto, è più bello donare che ricevere. Noi doniamo, noi che lo facciamo con passione. Io sono presidente e quindi lo faccio con passione, perché non ricevo nessun stipendio, e la cosa più bella è quando vedi l'anziano che ti sorride, e anche se non riesce a parlare, perché molti non riescono a parlare per una serie di motivi, cioè con i loro occhi ti dicono grazie. Ed eccoci con il maestro di ballo Giuseppe. Questi allievi e queste allieve si danno da fare, quasi quasi superano il maestro. Quasi, diciamo, stiamo arrivando a punto. E niente, qua è una, diciamo, festeggiando, diciamo, un anticipo di Natale, festeggiare un anticipo di Natale con tutti quanti. Avevo organizzato questo tipo di festa per unire tutta l'associazione insieme, compresa con la propria azione con Lina, un
semplice modo di stare insieme e attendere il Natale con gioia. E andiamo dalle protagoniste, incominciamo da lì. Buonasera. Questa è una piccola festa dell'associazione, diamo gli auguri a tutti del buon Natale e del buon anno. È un'associazione che ci dà molte soddisfazioni e siamo bene, si vive bene qui. Tutto bene, un bravissimo maestro, bei balli, ci divertiamo e stiamo benissimo. Saranno una ventina di anni. Comunque c'è un'aggregazione, ci vogliamo bene, stiamo bene insieme e facciamo parecchie attività, cioè dal cucito al ballo alla palestra, un po' tutto. Allora, io mi associo alle colleghe che sono per me diventate una seconda famiglia. Io dall'anno scorso mi sono immessa in questo gruppo e subito ho trovato un'accoglienza meravigliosa, un istruttore stupendo e mi sento a casa mia. Qui vengo proprio per il piacere di venire. Dodici anni che vivo in questo ambiente, bellissimo, più bello di questo non ne trovo, Lauser è una famiglia. Bene, ballano ma sono anche volontarie, la signora Giusi? A tempo pieno, disponibilità. È bello rendersi utili per gli altri. Beh sì, questa è una bella cosa. Di chi accompagna i Io ne ho conosciute parecchie e quando non mi vedono mi cercano. Sì, anche io sono una volontaria, quindi il tempo lo dedico sempre qui con tutti i soci, stiamo molto bene insieme. Io sono volontaria. Io ho un orgoglio per essere volontaria e poi faccio il pranzo sociale, facciamo il pranzo sociale, è una bella associazione, mi auguro vengono gli anziani, che stanno soli, noi accettiamo tutti. Perché ci si diverte, si sta in compagnia, la prima cosa. Quando viene a pranzo sociale, cosa trovi? Pranzo sociale, quando sta qui e tu, che un po' per femmine. Roba buona, si mangia bene, ma è la compagnia quella che cosa. È lo stesso, per stare in compagnia. Stai sole e stai sole, pomeriggio su, invece qua è bello. Un augurio a tutti, un buon Natale, viva Lauser! Gioiamo e festeggiamo insieme! Viva!